In occasione dell'undicesima giornata delle ferrovie dimenticate indette da Comodo, le associazioni Italia Nostra di Crotone, in collaborazione con il gruppo archeologico Paolo Orsi, gruppo archeologico Crotoniate e Ferrovie in Calabria, hanno organizzato sabato 10 marzo un'iniziativa a difesa dell'antica ferrovia ionica, la terza edizione del Treno della Magna Grecia. Partendo dalla stazione di Crotone, il folto gruppo è arrivato in treno a Monasterace per visitare l'antica Kaulon, colonia della Magna Grecia, con una visita guidata al parco e Museo Archeologico Nazionale, a cura dell'archeologo Francesco Cuteri, per poi recarsi ad ammirare uno dei capolavori della Calabria bizantina, ovvero la bellissima cattedrale di stilo ed il centro storico. È stato un itinerario storico, archeologico, paesaggistico su ferrovia. Sì, è vero, abbiamo dedicato questa terza visita su ferro proprio a visitare, ad ammirare questa meravigliosa antica città, di ritornare a vedere queste bellezze e soprattutto si augurano che ci sia maggiore attenzione nei confronti di questo parco che merita. Merita molto di più e certamente degli stanziamenti in modo tale da poter essere curato, mantenuto e visitato in modo adeguato. Kaulon fu una colonia della Magna Grecia i cui resti sorgono nei pressi di Punta Stilo, nel comune di Monasterace, nell'Alta Locride, in provincia di Reggio Calabria. Secondo la tradizione, il nome della città deriverebbe dal nome del suo fondatore Kaulon, figlio dell'amazzone Clete. Il mito vuole che dopo la guerra di Troia gli Achei, guidati da Tifone di Ageum, sbarcarono sulle coste della Calabria e con l'aiuto dei Crotoniati distrussero il regno di Clete. Solo suo figlio Kaulon si sarebbe salvato e avrebbe ricostruito la città. Sorgeva tra Locri e Crotone con una storia veramente importante. Peraltro fu una delle prime polis a battere moneta. Sì, è una storia che abbiamo raccontato molto, molto in sintesi, però credo che sia una cosa importante. Insomma, far conoscere questa piccola città della Magna Grecia, una piccola polis che ha prodotto molte cose di cui rimangono testimonianze straordinarie, testimonianze che sono in parte conservate qui nel museo e in parte distribuite nel parco archeologico. Naturalmente questo allestimento permette di ripercorrere le tappe essenziali, appunto dalla coniazione della moneta, anzi addirittura dalla fondazione, in parte mitica, in parte legata agli Achei, e di scoprire anche le risorse di questo territorio che aveva una vocazione straordinaria per la metallurgia, per l'attività mineraria, attività che ha permesso a questa città di essere ricca e di conquistarsi una sua autonomia tra le due potenti di cui abbiamo parlato prima, Crotone e Locri.